Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il videocasting, un'anteprima di quello che sarà il vero Trading Talent Show che parte 3 aprile. 3 aprile ci siamo oramai, quindi questa idea, questo progetto 2017 oramai sta per partire ufficialmente. Prima di iniziare ho fatto una sorta chiamato casting, giusto per continuare a usare una terminologia legata ai talent, ma non è un casting vero e proprio. Stiamo conoscendo i primi traders, coloro che parteciperanno e saranno operativi dal lunedì 3 aprile. Non so perché mi viene sempre a dire febbraio, aprile. Quindi abbiamo già conosciuti alcuni. Vi ricordo che unica condizione richiesta per partecipare è avere un conto, se lo avete già, quindi già potete, siete, avete già la buona parte dei requisiti richiesti, ovvero un conto con STO, il broker, quindi ricordo STO, molto semplice. Se cliccate sulla lettera I, che sarà sempre lì durante tutto questo video, vi rimando al mio sito internet dove ci sono i link per aprire un conto demo o reale, lo scegliete voi, conto demo o reale. Se poi optate per il conto demo, Marco Pianezza di STO mi ha detto di informarvi che richiedete la piattaforma, il conto premium più che piattaforma, quindi conto demo premium, così avete le condizioni migliori, gli spread migliori per operare al Trading Talent Show. E inoltre nella vista dei mercati dove ci sono i simboli, attivate vedete tutti, così potrete vedere tutta quella che è l'offerta, gli strumenti che vi mette a disposizione STO, ovvero indici italiano e esteri più importanti, titoli azionari, sempre quelli più importanti italiani, esteri, americani, tedeschi, obbligazionario, valute, materie prime. Questo significa che al Trading Talent Show voi potrete usare le strategie su tutti questi mercati offerti dal broker. E l'offerta direi che è piuttosto completa. Reale o demo, scegliete voi, quindi assolutamente lasciamo a voi questa l'opzione. Con me, come sempre, c'è, vediamo se è pronto. Sì, lo vedo bello pronto. Ciao Ivan, benvenuto. Ciao Renato, ciao a tutti, buongiorno. Splende il sole da te, giusto? Sembra di vedere una bella luce. Qui oggi a Manfredonia la nebbia, ci siamo svegliati con la nebbia, che per noi è insolita, insomma. Mi sembrava di essere tornato a Milano, visto che comunque ho vissuto qualche anno a Milano, insomma, ho detto, mamma mia, che è questa nebbia? Qui, però adesso c'è il sole, ciao, è tornato. Dai, c'è un bel sole. Anche qui adesso, anche qui il sole non manca mai assolutamente a Manfredonia. Quindi ci siamo, Ivan. 3 aprile, vai. Si comincia, già i 4 traders, compreso 3 che abbiamo ascoltato per primo, già i riscontri devo dire che sono stati molto interessanti. A proposito, c'è la pagina Facebook ufficiale legata al Trading Talent Show dove ci sarà tutta l'interazione, oltre ai video che andremo a proporre giornalmente io e Ivan. E con noi oggi abbiamo un nuovo candidato al Trading Talent Show e che saluto. Ciao Nicola, benvenuto. Ciao Renato, benvenuto, buongiorno Ivan, ciao anche a te. Ciao allora, Nicola, buongiorno. Vedo del sole anche a te, dove sei? Dove sei? Allora Renato, io sono in pugliese come te. Allora sei qui. Ah. Siamo vivi. Sono a pochi chilometri infatti, io sono di Trani. Oh, bellissima Trani, io adoro Trani, bellissima, adoro Trani, decisamente. Effettivamente le condizioni meteorologiche sono molto simili alle tue, anche qui un po' di nebbia, però sta uscendo il sole, quindi speriamo in una giornata più luminosa, perché la nebbia mi deprime leggermente. Infatti non sono mai voluto andare al nord a vivere per la nebbia, né io né mia moglie, quindi per la nebbia abbiamo deciso di rimanere al sud, perché il sole forse è la cosa più bella che esiste. Quando ti alzi la mattina, apri e esci fuori, benissimo. Il mare, Trani pure sul mare, sul mare, quindi fa decisamente. Oggi sì, dai, siamo tutti al mare. Infatti sì, sono 50 metri, 100 metri dal mare, quindi ho tutto a portata di mano. C'è un lungomare Trani bellissimo, fantastico, assolutamente. Vengo molto volentieri appena posso, è bello. La tua età, giusto per capire, e poi anche la tua esperienza di trader, che cosa ci dici, da quanto tempo sei approcciato ai mercati? Allora, la mia età, io ho 39 anni, okay. Prossimo ai 40, e come esperienza di trading
non è tantissimo tempo che faccio questo tipo di attività, pieno sarà un anno, 8 mesi, un anno circa, anche se ho scoperto il mondo del Forex 6 anni fa, mi sono affacciato perché vedevo qualcosa che ha attirato la mia attenzione. Adesso non ricordo di preciso come mi sono catapultato verso questa conoscenza, un'esperienza andata male, però con danni relativamente limitati, bassi, insomma, circoscritti. Sì, assolutamente. Però non avevo proprio la situazione, non mi permetteva proprio di seguire questo tipo di attività, quindi avevo avuto un approccio molto sbagliato, pensando che potesse essere una cosa che si poteva fare quando c'era il tempo per farla, tipo gioco, va? Ecco. Giocare quando hai il tempo di farlo. E poi ho abbandonato e ho ripreso un anno fa, mi sono riavvicinato e ho capito determinati assetti di questo tipo di attività e mi sto pian piano adeguando. Capito. Perché diciamo l'obiettivo finale è quello di renderlo un'attività a tempo. Ecco, infatti stavo proprio per chiedere cosa rappresenta per te il trading, quindi un'attività che tu ti auguri, speri, insomma, possa essere il tuo lavoro alla fine. Quindi... Ecco, sì, infatti, perché sono questo periodo che ho citato, in pieno proprio sono 8 mesi da agosto dell'anno scorso, e lo sto facendo attivamente, diciamo H24, tolti l'orario per dormire e per mangiare. Seguo quanto più posso un po' tutta a 360 gradi quello che è il mondo dei mercati. Ecco, dici un po' come è organizzata la tua giornata tipo, quindi ti alzi, accendi, la tua postazione intanto, come un portatile, cosa usi per seguire i mercati? Allora, sì, la mia postazione è formata fondamentalmente da due PC che sono quelli sui quali ho le due piattaforme che seguo costantemente tutto il giorno, tranne negli spazi in cui non posso starci. E poi ho un terzo PC che lo uso solo per le notizie, per seguire classi MBC sul computer, ecco, giusto per avere un po' di compagnia. Quali sono i siti che consulti quotidianamente per reperire informazioni? Al 99,9% Investing, perché comunque lo ritengo abbastanza completo. E nel calendario, che nelle notizie, che nelle varie, in tutti i supporti che fornisce, lo ritengo valido, anche perché poi alla fine è una ricerca continua, quindi cercare da una parte all'altra, il tempo è quello che è, 24 ore a volte non bastano durante il giorno, quindi ci si sente anche un po' più scombussi, è come quando vai dal medico e senti più campane, ti scombussoli ancora di più. Mi soffermo lì, ho il calendario economico aperto, ho gli alert su quelli che sono i principali avvenimenti della giornata, cosa che pianifico il giorno prima. E niente, una pianificazione del giorno dopo, già dalla sera precedente, verso le 19 inizio un attimino a pianificare quella che potrebbe essere la giornata operativa del giorno dopo. Questo a livello dei semplici computer, però ho la necessità, dato quella che può essere la strategia, ho la necessità di monitorare due piattaforme nello stesso momento, che comunque hanno lo stesso numero di conto, solo che ho degli strumenti diversi che vado a monitorare. Capito. E perché vuoi partecipare al Trading Talent Show? Cosa ti ha spinto a questa avventura che porterà ulteriori pressioni? Perché già il trading di suo è stressante, diciamolo. Quindi poi sapere di avere gli occhi addosso di molta gente ancora di più, è una bella sfida, insomma. Come mai? Diciamo che la questione degli occhi addosso è un attimo relativa, perché comunque se ci si mette in gioco è una condizione che bisogna accettare a priori.
La questione principale che mi ha portato a voler partecipare a questa vostra iniziativa è la questione di condivisione di questo mondo, ecco, cioè renderci un attimino, riuscire a confrontarsi con gli altri, a relazionarsi, vedere, fare, anche per apprendere situazioni nuove. Io dalle interviste precedenti, tra le righe, ho appreso molte informazioni che mi sono ritornate utili, non a livello operativo, però a livello di conoscenza. Fantastico, è fantastico. Guarda, questo è quello che stai dicendo è fantastico, Ivan. Sì, è proprio quando io e te pensavamo al 3D Talent Show. Era proprio anche questo, bellissimo. Cioè, non è una competizione, l'hanno detto anche chi abbiamo intervistato i giorni scorsi, ma condivisione, bellissimo. Sì. È proprio lo spirito del Trading Talent Show. Mi fa molto piacere. Quello che si diceva anche ieri, esatto, sì, che insomma abbiamo già affrontato quattro video, insomma video interviste, quattro modi diversi di vedere questo mondo, e devo dire che anch'io, magari operando da abbastanza tempo sui mercati, mi piace anche sentire come ragionano i novizi, ecco, quelli che magari si approcciano adesso, e devo dire che c'è da imparare sempre, e comunque questa è una cosa che non mi stancherò mai di dire, di ripetere. Sì. Assolutamente. E quale... Mi sono piaciute... Sì, dimmi. No, ti prego, di tu. No, mi sono piaciute tutte e quattro le interviste che avete fatto, effettivamente, come voi avete detto durante le interviste, ogni giorno una realtà diversa, e da quella realtà io ho appreso molte cose, sia a livello tecnico, proprio a livello operativo, vedere come si muovono gli altri, vedere come sono le giornate degli altri, è assolutamente costruttivo, questo è il motivo principale. Se fossi partito dal presupposto, dalla competizione, non avrei partecipato, lo dico francamente, perché essere in competizione devi essere anche un attimino alla portata di questa competizione, e non che io non mi senta, però comunque rivolgere energie verso una competizione non, è più verso una cosa costruttiva. Sono contento, certo, di vivere queste energie per migliorarmi. Certo. Che poi, l'abbiamo detto, ma si sa, il trade è un lupo solitario, quindi sì, anche il dover interagire. Già ieri anche sulla pagina su Facebook, vi invito a venire, cliccate mi piace sulla pagina Facebook, già ieri abbiamo stuzzicato i partecipanti su come sono in posizione. Questo sarà proprio il Trading Talent Show, cioè, vi chiederemo, quindi anche a te Nicola, come sei in posizione, che cosa stai seguendo in questo momento, se c'è stata un'operazione che è andata bene o male, chiederemo, e quindi una fortissima interazione. E devo dire che anche quando le cose vanno male, se gli altri pure, come si usa dire, mal comune, e quindi insomma, allora già anche c'è un conforto nei momenti, può esserci un conforto nei momenti negativi, e quindi dire, ah, non sono allora l'unico che non sta capendo niente in questo momento al mercato, quindi può essere di conforto anche da quel punto di vista. Infatti ricordo quando recentemente ho fatto per esempio una videoanalisi in cui ho ammesso che la situazione a me sinceramente non era chiara in quel momento, quanti messaggi, ah che bello, allora anche io infatti non stavo capendo niente, e quindi è bello anche da questo punto di vista. Ci si conforta effettivamente, non, ci rendiamo conto che in quel momento non sono l'unico, non capiremo. Esatto, quindi non solo Renato, anche un altro aspetto ci sarà sicuramente interessante, che magari io faccio un'operazione che poi va male, magari ci sarà qualcun altro che farà la stessa operazione che invece andrà bene, e sarà bello, interessante magari confrontarsi per cercare di capire dove magari è stato l'errore. Insomma, non solo, sarà anche bello se Nicola è long di euro dollaro e Ivan è short di euro dollaro. Assolutamente. Sarà anche bello quello, vedere le anche contrapposizioni. Purtroppo al momento sono short. Beh, allora dai, siamo su euro dollaro? Sì. Allora siamo sulla stessa frequenza d'onda, perché io al contrario sono long sul dollaro americano franco-svizzero, quindi dai.
Sì, questa, chi sta guardando il video, chi vorrà partecipare, ma anche chi non partecipa al Trading Talent Show, venite, perché sarà questo, sarà proprio un confronto, interazione, condividere, tutto, quindi tutto quelle. Avremo poi la cosa bella, e già abbiamo visto in queste interviste, traders con strategie differenti, quindi sarà proprio fantastico, assolutamente. Cominciamo a parlare di strategie, quindi Nicola, cosa pensi di utilizzare una strategia multi-day, intraday, su quali mercati, che cosa, insomma, ricordo anche, infatti, approfitto, potete anche utilizzare, lo dico a Nicola, ma a tutti, più conti, cioè potete aprire due conti demo, due conti reali con STO, uno utilizzarlo per l'intraday e l'altro multi-day, oppure uno utilizzate sulle valute, l'altro sugli indici azionario, come preferite, potete, quindi uno che ha una strategia più rischiosa, un'altra invece più regolare, tutte, quindi vi diamo spazio, lasciamo a voi la scelta quale opzione. Quindi tu, Nicola, cosa ci andrai, cosa vedremo di te durante il Trading Talent Show? Allora, e intanto faccio vedere anche il tuo schermo. Oh, che bella questa schermata! Quanto è bella questa schermata, no? Qui già io ho avuto, no, che difficoltà, sembra quasi che io stia intervistando quelli che usano le candele Kinashi. Tu addirittura l'indicatore De Carolis e Kinashi, fantastico, fantastico. Questa è una grandissima sorpresa. Vai, Nicola, ok, sono tutto orecchio. Sono contento che sei contento di aver visto questo tuo biglietto da visita sul mio monitor. Aspetta, forse è meglio spiegare. Qui c'è l'indicatore proprio De Carolis e Kinashi, quelle freccettine che vedete, tutto è un indicatore che è stato realizzato da un punto di vista software dal dottor Sabino Martiradonna. Dentro poi sono stati inseriti tantissimi filtri che stiamo cercando di spiegare anche con Ivan in altri servizi, facciamo dei webinar grazie sempre a STO, quindi se volete approfondire venite sul mio sito e troverete tutto il materiale. Quindi vai Nicola, prego. Allora, per quanto riguarda i mercati, parto ecco dai mercati, almeno ad usare da capire impostazione, al 98% io opero su valute, quindi okay. Forex e materia prima, al momento sto trattando solo l'oro, e un attimino seguo gli indici azionari, ma li seguo solamente perché si è aperta una finestra di curiosità sugli indici, ma non ho nessuna posizione aperta, né in demo né in reale, assolutamente. Voglio anche per cercare di capire. Correlazione intermarket, insomma, perché comunque c'è, sì, in qualche modo c'è un nesso tra vari asset e mercati differenti. Infatti, a livello operativo la mia strategia è la contestualizzazione del mercato, cioè nel senso io mi affido a diverse strategie, le ho rese mie, le ho fatte un attimino ibride, ecco. Non mi affido a diverse strategie, sinceramente cerco conferme da tutte quelle che sono le strategie. Seguivo le Kinashi già prima un attimino di seguire te, ti seguo da parecchio, quindi già prima le seguivo perché avevo sentito, mi avevo documentato su qualcosa delle Kinashi e allo stesso tempo faccio trading sull'azione del prezzo, quindi il mio indicatore principale è il prezzo e il trend primario del periodo che vado a prendere in analisi, quindi mi muovo su quello. Le Kinashi e l'azione del prezzo credo che siano due strategie che possono andare a pari passo, logicamente ha visto se fatto in multi-day o in intraday. Io opero su entrambi, faccio sia multi-day che intraday, molto più multi-day. Nicola, una domanda, sì. Azione del prezzo o intendi che guardi le candele giapponesi e vai a osservare conformazioni, che ne so, pin bar, queste cose qua? Assolutamente sì, quindi okay. Seguo quelli che sono i pattern action, quelli principali, sì. In bar, engulfing, inside bar, testa spalla, doppio massimo, doppio minimo, eccetera. Quindi questi sono i principali che io seguo.
non possono mancare in questo movimento, logicamente, l'uso di supporti e resistenze, quindi di identificazione di livelli chiave, che comunque mi danno un attimino quella che è la conferma se è un falso segnale o se comunque può essere un segnale attendibile, perché la conferma se è un buon segnale lo abbiamo solamente nel momento in cui abbiamo vissuto l'evoluzione del prezzo, quindi è sempre tutto conferma, non ce ne sono purtroppo. E quindi sostanzialmente opero così, scusate, mi è caduta la conferma. Sostanzialmente opero sull'azione del prezzo, i grafici Kinashi, e mi sono affacciato anche sul, sull'indicatore dei Carolis, che è qualcosa che a mio avviso è un potenziale, ha un potenziale abbastanza rilevante a livello di operatività. Io sono in una fase dove lo sto testando, perché non è da molto che lo utilizzo, però sto avendo dei riscontri abbastanza positivi, ma non parlo effettivamente in termini di operazioni, perché le operazioni che ho fatto con, anche a livello di, magari non piazzavo, non piazzavo operazione, però comunque nella mente mi ero creata quello che poteva essere il movimento, e quindi poi l'ho riscontrato che effettivamente ha, ha i suoi riscontri. E assolutamente faccio anche trading sulla notizia, quindi io unisco queste tre variabili e cerco un attimino di trovare l'opportunità migliore. Quindi io prima di entrare cerco di capire effettivamente se c'è un'opportunità che posso cavalcare, mi posso accorgere che la posso cavalcare oppure che mi è passato, come quando Renato dice il treno è già partito, sono arrivato in casa. Effettivamente, di fatto, la prima cosa che faccio la mattina, fino a vedere quelli che sono, se non li ho visti già la sera, vedere quelli che saranno le notizie principali che comunque influenzano, influenzano il mercato, e bisogna un attimino valutare, fare un, una sorta di controllo incrociato tra l'analisi tecnica e l'analisi squisitamente che viene da quelle che sono le notizie. Una curiosità, sulle notizie come lavori? Cioè, nel senso, lasci che il dato venga smaltito e poi magari vai a cercare la conferma su una particolare configurazione, un pattern di candele, o entri proprio brutalmente su, sul dato? Allora, io vedo, a volte vedo, inizio settimana vedo il calendario di tutta la settimana, e comunque monitoro già notizie che magari si avranno a fine settimana, in modo tale, anche perché a notizia fatta diciamo che il mercato già si è mosso, quindi bisogna cercare di, mio parere, no? Bisogna cercare di seguirlo già giorni prima, perché in funzione di quella notizia. Un po' perché sicuramente le notizie arrivano prima, o molti le sanno trovare in maniera più dettagliata rispetto ad altri che si fermano al, all'evento che poi ti darà investing. E naturalmente vado a rapportarli in analisi tecnica sul grafico, vedere un attimino il comportamento che ha quella notizia che arriverà sul mercato. Però devono essere, ecco, notizie molto importanti come il tasso di interesse piuttosto che qualche lezione, cioè sul, sulla notizia prendo solo quelle che sono notizie importanti, ecco, che hanno un impatto importante, quelle a tre stelle, diciamo, dai. A tre stelle a tre turi come metto in veste, due le seguo, uno le ignoro proprio, cioè è giusto sì, per sapere cosa succede nel mondo, però alla fine a livello di impatto sui mercati è relativo. Certo. Questo è sostanzialmente il mio modo di operare, e nella price action naturalmente i supporti e le resistenze sono qualcosa di assolutamente indispensabile. Ascolta, poi vedo che nel grafico hai anche il vortex, ma lo usi come per stabilire il trend, giusto? Per seguire il trend?
uso per seguire il trend e per capire se effettivamente il segnale che mi sta dando, il segnale di entrata, la freccetta su o la freccetta giù, effettivamente si trovano in un punto dove il segnale si può ritenere attendibile, che magari sarà anche attendibile, però magari mi trovo in un punto dove già il mercato ha già fatto quello che doveva fare e quindi ha treno già partito e quindi magari aspetto il prossimo segnale. Tanto di opportunità il mercato ne dà tante. Io una cosa che ho imparato in questi mesi è quello di non avere fretta, sa, a volte sembra che l'opportunità scappa e non arriva più. Le opportunità ce ne saranno tante, se non sono sicuro al 90% che l'opportunità può essere vincente, non mi questo è giusto. È un attimino, e effettivamente il vortex, ripeto, questo è uno strumento che anche il vortex come indicatore è, sono in fase di sperimentazione, lo sto scoprendo, insomma ho capito un attimino che tra il meno 0,2 e il più 0,2 è una situazione dove quando c'è il segnale è una situazione ottimale per l'ingresso. Logicamente se ho un segnale short qui non me lo vado a prendere assolutamente, perché sono già sui minimi di giornata. Sì. Chiaro, chiaro. Nella tua esperienza di trader, quindi per il Trading Talent Show, intanto questa strategia o stai, cosa pensi, insomma, questa la stai sperimentando invece, fare intraday, multiday, quindi, o tutti e due? Però intraday e multiday, senza perché seguo diversi tipi di grafici, come time frame, e quindi cerco opportunità che possono essere a breve termine, quindi da chiudere nell'arco della giornata, o comunque che possono proseguire a volte anche diversi giorni. Ho posizioni aperte anche da diverse settimane. Capito, capito. E in questa tua esperienza da trader, quali sono le operazioni che ricordi con più piacere e quelle che invece dove c'è stata, spero, circoscritta perdita, che dici non dovevo farla, ecco, io... Oh, mannaggia, il mercato tutti, insomma, si impreca contro il broker e tutto il resto. Beh, ricordi più che... belle e più brutte da quando, insomma, fai questa attività di trader? Credo che in questo breve lasso di tempo, questi 8 mesi, siano esperienze che comunque condividono con me in tanti. Quella, parto da quella positiva, è quella di aver galoppato un attimino il crollo della sterlina, in tutta la sua performance, almeno da quando non è entrato a poi quando è uscito. È stata un'operazione che mi ha dato parecchie soddisfazioni. Ecco, crollo della sterlina, quindi quello del referendum, praticamente, sì, dopo che c'è stato quindi l'elezione lì. E quando sei entrato prima? Molto prima o quando hai visto che cominciava a venire giù? Hai cavalcato? Quando ho visto che cominciava a venire giù. Quindi dall'una, quando sono arrivati i rumor su Sunderland, che arrivavano i primi, ricordo, intorno all'una e ora italiana, che arrivavano i primi exit poll su Sunderland che dicevano che lì era... Infatti io ho aperto la posizione alle 14 pomeriggio, e dopo le notizie, quindi ho iniziato un attimino a cavalcare quest'onda. Ci ho preso un po' di intuito, un po' di... E come hai gestito? Però... quando che poi l'altra cosa bella è quando uno vede un guadagno, dice che faccio, chiudo qui oppure può andare ancora più giù? Come ti difendi tu da queste situazioni classiche che si vivono quando si fa trading? L'ho gestita, l'ho fatta correre, Renato, l'ho fatta andare fino a sera, l'ho chiusa in positivo, ho tenuto i nervi... Effettivamente sì, il fattore psicologico incide molto. Quando funziona un attimino così, no? Lo sappiamo bene, quando abbiamo un guadagno, abbiamo dei limiti psicologici e chiudiamo. Quando abbiamo una perdita, chiudiamo con più difficoltà, perché c'è quella molla che si innesca del recupero. Poi... però l'ho tenuta aperta fino a sera, quando c'è stato un leggero intracciamento importante, e il giorno dopo sono rientrato e ho avuto un secondo riscontro positivo, per chiuderla poi in serata.
sul rintracciamento della serata. Non solo, poi tornando al discorso psicologico, perdiamo e siamo, ovviamente non siamo felici, guadagniamo e poi magari non siamo neanche felici perché diciamo, ah, non dovevo più, potevo guadagnare ancora di più, e quindi insomma siamo sempre lì che non siamo mai contenti. Io credo che in questo tipo di attività il fattore psicologico è, bisogna lavorarci molto su, sì, perché a volte si agisce d'impulso. Sì, impulso, sì, sì. Una volta anche avendo capito quella che è la situazione, invece bisogna sempre cercare un'ulteriore conferma, logicamente poi bisogna prendere una decisione, però senza fretta. Ecco perché preferisco a volte i multidemi, perché comunque mi dà la possibilità di avere un range di riflessione più basso. Uh-huh. Su multidemi, se non entri al momento giusto, sono pip che perdi, perché comunque il range dell'intraday, scusa, ho sbagliato, il range dell'intraday è quello, specialmente poi su alcuni, sì, sì, alcune tecniche. Certo. Sono più rilassato, l'intraday mi scuote un po' più di tensione rispetto al multidemi. Chiaro. Ho più possibilità, più elasticità, ho più modo di muovermi. Quindi sterlina, il trade che ricordi, fai sorriso, sì, quando ci pensi. Quella, sì, dove invece ce l'hai precare. Quello più brutto, e penso ci si siano trovati in molti, è stato il capovolgimento delle presidenziali americane. Uh-huh. Durante la notte, erano le 4 del mattino più o meno, e si sono ribaltate le situazioni. Io ero long su EURUSD. Uh-huh. Però sicuramente sono entrato un attimino, forse anche un errore l'avrò fatto sicuramente, e ero convinto di un recupero, di un nuovo ribaltamento della situazione, invece poi le cose sono andate dal senso opposto, anche se io ero anche politicamente, diciamo, ma a livello di simpatia mi ha fatto più piacere la vincita di Trump, forse. Sono state le situazioni, poi ho preso perdita, però posso dire che poi Mr. Trump, come tu lo chiami, mi ha fatto recuperare quelle che sono le parti, ed è quello importante. Sono assolutamente quello è a livello di strategia. Uh-huh. Quello che caratterizza un attimino il mio modo di operare, faccio come un attimino le clausole vessatorie, non limitate questo mio modo, però è questa la strada che ho preso, è utilizzare gli stop loss nel 40% delle operazioni che metto a mercato. 40% di operazioni, non ho capito. Che metto a mercato. Che? No, purtroppo mi manca. Cioè, su 40% delle operazioni utilizzo lo stop loss, sugli altri non utilizzo stop loss. Ah, ok. Ok. Perché? Perché dipende un attimino dalle indicazioni che mi hanno dato gli strumenti che consulto, tutto il mio riscontro, una strategia, perché ho dei margini anche di rischio rendimento abbastanza elevati, logicamente in proporzione a quello che è il conto. Capito. E a quelle posizioni che vado ad aprire, cioè non mi espongo tantissimo, però quella posizione che vado ad aprire la espongo parecchio. Capito. Okay. Capito. Quindi, poi a livello di gestione come vado, ho degli stop loss mentalmente, ecco, non imposto, però mentalmente ce li ho, se supero, raggiungo determinati limiti, devo intervenire in qualche modo, ho avuto grandi soddisfazioni questi mesi anche dall'utilizzo dell'edge. Quindi nel momento in cui
situazione sta andando un po' troppo a senso contrario a quelle che erano le mie previsioni, apro una posizione opposta a quella che era la posizione in corso. Capito. Logicamente è un tipo di, diciamo che mi sono un po' voluto complicare le situazioni, perché devi monitorare un attimino le posizioni, non dico H24, ma nei periodi della giornata dell'apertura di Londra, di Wall Street, devi stare un attimino a monitorare quelle che sono le posizioni, certo, e cercare un equilibrio tra le posizioni. Questo perché? Perché vedo un profitto a lungo termine. Quelli che sono i profitti dell'intraday li uso a volte anche come compensazione di determinate perdite che comunque non sono state messe, non sono state chiuse. Chiaro. Nicola, sei scaramantico? Scaramantico? Hai, ripeti dei gesti, non so, qualcosa, oppure quando apri un trade, prima di aprire un trade, non so, c'è qualcosa di curioso? No, fondamentalmente no, non sono scaramantico, forse proprio nella vita. La scaramanzia è una cosa che non, no, che non ci convivo. La questione forse caratteriale, ma non sono scaramantico. No, no, ma a volte anche uno sembra scaramantico, però ripete un gesto, dice, ma quando ho fatto così e poi è andata. Anch'io non sono scaramantico, non so, non ho dei, sinceramente anch'io non ho niente, però sai, a volte, visto che quella volta è andata bene, allora ci sono piccole cose così. E quando fai gol, che fai un trade positivo, hai un'esultanza. Le mie esultanze sono abbastanza contenute, però sono come i vulcani, cioè nel senso non si esprimono al di fuori, però dentro di me c'è un gran baffa all'operazione che è andata in porto. Beh, c'è una grande soddisfazione. Ma non ti nascondo, io a volte ho anche soddisfazione dalle operazioni negative, che comunque. Sì, c'è la perdita a livello economico, quindi il conto ha un attimino qualche euro in meno, però comunque mi hanno sicuramente dato in quella situazione, in quel momento del mercato, quindi considerato che i momenti si ripetono, uso a volte anche i cicli, sia a livello tecnico che a livello proprio di ripetizione degli eventi, e le situazioni negative mi hanno dato Perché cerchi di un'ottima. fare tesoro, diciamo, da quella che è stata l'esperienza negativa? Cioè, quindi tu non imprechi contro il mercato che dici, io era giusta la mia analisi, poi Trump, un tweet di Trump, qualsiasi imprevisto che è successo ti è andata male, quindi cerchi invece di O magari capire, compro Renato. Ma Renato. infatti, purtroppo il mercato racchiude tutte queste cose, anche il tweet di Trump che ribalta la situazione, fanno parte di questa attività. Cioè non è un errore, magari si è valutato tutto nel miglior modo possibile in funzione della previsione, perché riusciamo solo a prevedere, però c'è stato un evento. Ci va di fortuna quando non c'è qualcosa che mette il bastone tra le ruote, questo sì, però gli imprevisti ci sono da tutte le parti, ci sono per qui. Un po' come i torti arbitrali nel calcio, a volte sono a favore. Non ti abbiamo chiesto Assolutamente. ancora se tifi, hai qualche squadra. Non sono un grande appassionato di calcio, sono simpatizzante juventino. Oh, vedi, abbiamo un altro, quindi Ivan, sarei contento. E finiamola qui, soprattutto quando ci sono i juventini. Abbiamo torti arbitrali a favore e contro, già le battute me le vedo, me le sento. E quindi, no, 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 insomma, bello, bello, bello. Quindi, interessante, no? Hai detto una cosa bella, quello che fa parte, diciamo, dell'attività di trading, anche queste situazioni, imprevisti e tutto il resto. Quindi, lo so che è difficile, non si possono prevedere, però cercare in qualche modo di circoscriverle. Individuarle, ecco, circoscrivere, dare, Sì. prevedere la giusta direzione, ma
poi valuto entrata, uscita, un attimino, anche perché molti non si chiedono, sì, è vero che mettono il take profit un attimino legato a quello che è il target uscito dall'analisi tecnica piuttosto che, però ritengo, ecco, a volte mi sono trovato a monitorare tutto e le condizioni mi hanno portato ad uscire prima dal mercato, effettivamente ho avuto ragione, cioè nel senso che si sono capovolte un attimino le cose. Questo è anche un momento abbastanza delicato, siamo in una situazione di incertezza abbastanza delineata. Eh sì, adesso bisogna capire se tutto quello che si è creato, le aspettative, credo che ti riferisca a quello, e adesso saranno confermate o meno dal congresso americano in merito alle riforme che intende fare Trump. Nicola, cosa è per te quindi la cosa più importante nel trading? Sapere quello che si sta facendo. Che dire che non è poco, assolutamente. Tutto il resto, Renato, è relativo. Quando sai ciò che fai vuol dire che credo hai fatto tutto quello che dovevi fare per sapere quello che stai facendo, quindi entrando in quella che è la strategia, tra virgolette, aver visto tutte quelle condizioni che poi ti portano ad aprire un'operazione. Quindi per me è importante sapere quello che si fa. Molte volte, anche se tutta la situazione mi dà una strada, però non sono certo di quello che sto facendo, lascio correre. E tu, in sede di implementazione di una strategia, parti dal rischio o da quanto è profittevole questa strategia? Allora, cioè, guardi bene, cosa vedi? Fondamentalmente credo che tutti partono un po' dal rischio. Molto dal rischio, perché non lo so se tutti, assolutamente, perché molti vedono strategie 100%, 200%, 300% di performance, vedono solo quello e magari poi non hanno visto quando gli vengono anche prospettate delle strategie, dico anche magari dice vieni, ho questa strategia, ho questa tecnica che è così profittevole. E non si guarda, insomma, quello che uno dice. È vero che ha perso il 50%, però ha fatto il 100%. E quindi... Allora sì, scusami, in questo caso noi ci diamo dei target a quelli che sono, quello che è il rischio. Perché di fondo tutti partiamo dal rischio, perché alla fine il nostro conto è quello che è maggiormente esposto e più di quello non si può rischiare. Logicamente poi c'è chi, come dici tu, vede... si sente soddisfatto vedendo i profitti giornalieri che crescono e c'è chi invece valuta un attimino il rischio. Io ipotizzando anche un backtest prima di partire, anche non solo da chi viene proposto, ma anche ipotizzando un backtest, dal backtest emerge che c'è una strategia che ci può far guadagnare tantissimo, però altrettanto il rischio è proporzionato e quindi uno magari dice vabbè, sono pronto a correre quel rischio perché non sarò così sfortunato che proprio comincerò nel mio momento negativo e poi si comincia con le prime perdite e quindi già un 10-20% strema e comincia a essere assolutamente non è per niente facile e quindi è una bella sfida con se stessi, con il mercato e beh, questa è proprio l'attività di trading. Ma come consiglio che tu ti senti di dare a chi magari si vuole avvicinare invece al trading? Non operate in reale prima di aver quantomeno assunto le conoscenze di base, perché non è un gioco. E sì, salgono e scendono i mercati, però salgono e scendono su livelli diversi di prezzo. E bisogna sapere quantomeno le nozioni di base. Io consiglio che tu operate tanto in demo, lo so, tutti quanti abbiamo, molti oggi si stanno avvicinando per un'opportunità lavorativa a questo mondo, anche perché siamo un attimino tediati da tutta quella che è la pubblicità negativa su internet, pubblicità la definisco negativa, non perché il Forex sia negativo, ma perché fanno credere che con il Forex si diventa ricchi.
chi non ha le conoscenze con il Forex diventa più povero di quello che è se prende un attimino la strada del Forex per aprirla come altro. Ma è un'attività imprenditoriale a pieno, proprio in pieno, nel senso che è come a me si dice Renato, tanti messaggi che mi scrive Renato, ma io posso vivere dal trading, secondo te potrò? E io dico, allora fai finta che tu domani vuoi aprire un negozio, e mi dice Renato, ma io potrò vivere dall'attività di questo negozio? Chi può dirlo? Cioè, è dura, assolutamente. Noi abbiamo però, io perché, questa è stata una valutazione che io ho fatto, effettivamente calza a pennello, è stato lo stesso esempio che mi sono fatto io. Ho detto, se io apro un'attività commerciale, comprerò un bene e lo venderò a un prezzo più alto. Sì. Il forex, i mercati danno la possibilità di comprare e vendere a un prezzo più alto, ma ti danno allo stesso tempo la possibilità di fare l'operazione contraria, quindi in tutte le situazioni di mercato puoi avere opportunità di guadagno. Ed è un'ottima opportunità, hai due attività, una all'opposto dell'altra nello stesso momento, è uno strumento potentissimo, però è come quando hai una macchina grossa, devi avere un motore grosso, se hai un motore piccolino, la macchina grossa non ha senso che esiste, questo motore siamo noi che seguiamo, apriamo le operazioni, che ci informiamo, e quindi bisogna conoscere, bisogna sempre informarsi, io sono alla ricerca continua di informazioni, prendo tutto e poi trago le conclusioni. Logicamente devono essere un attimino in sintonia con quella che è la mia idea di trading, se no lascio. Io ho conosciuto Renato Caro sui social, lo seguo giornalmente, posso dire oggi che Renato mi ruba più tempo, mi ruba tra virgolette, Renato non è un'offesa, ma mi porta via più tempo perché seguo la sua analisi, la sua seconda delle società. Un'ora e mezza di video solo per Renato. Wow, che non è poco, ti ringrazio, guarda, veramente, col tempo, veramente prezioso il tempo, lo so, anch'io mi rendo conto che tra varie video analisi, video che è difficile trovare, ricavare, insomma, quindi assolutamente, però è... Ma infatti, Renato, anche perché io quando ti seguo, molto probabilmente, è tutto l'approccio. Allora, se uno ti segue con l'approccio di voler capire che tipo di posizione stai suggerendo, stiamo sull'approccio sbagliato. Io dico, approcciatevi a Renato. Ti abbraccerei in questo momento, perché... Siete vicini. Siamo abbracciati, ma sicuramente ci sarà la possibilità. Sì. Allora, sì, perché è questo quando poi, io dico, infatti... Le giornate di formazione e tutto il resto che dico, Renato, grazie a te, io dico no, ok, io posso fare, diciamo, l'allenatore, se vogliamo utilizzare ancora una terminologia calcistica, ma il merito è vostro, è soprattutto vostro, perché io posso dare 3.000 informazioni, poi come voi le recepite, quindi assolutamente, quindi complimenti a te, quindi io cerco di dare degli input, tante informazioni durante le videoanalisi, quindi il merito tuo in questo caso, assolutamente, che sei stato bravo a trasmetterle, poi a realizzarle da un punto di vista operativo, quindi assolutamente complimenti a te, in maniera più assoluta. Ivan, piuttosto silenzioso, che ne vuoi dire? Hai seguito oggi? Ero interessato a tutto quello che si diceva, vabbè, a parte la strategia, no? Ma poi a me interessano molto i discorsi, soprattutto quando affrontiamo i discorsi legati alla psicologia e a come uno approccia il mercato, perché mi sto rendendo conto che, insomma, la psicologia, come si diceva, riveste un ruolo importantissimo e mi sorprende sentire magari trader con esperienze molto diverse, ma che alla fine hanno questo punto in comune. E poi mi piace anche, lo ripeto, ascoltare, perché colgo cose che magari io... di cui io non tengo conto, che magari, visto che la mia esperienza è già di tot anni, sottovaluto, invece mi servono proprio per rinfrescarmi la memoria e dire, oh,
stai attento a quello che stai facendo, perché il mercato ti può schiaffeggiare sempre da un giorno all'altro. Ecco, questo è molto bello. Bravo, io. Sì, sì, no, fa bene a metterlo in evidenza. Mai dire di sentirsi arrivati nel trading, mai dire ho raggiunto il top. Mai, mai. Quindi, infatti, a me quando dicono no, sto imparando ancora, no, devi dire sempre sto imparando nel trading, non devi dire ho raggiunto il top. Mai, non esiste, non esiste. Quindi, qui le situazioni di mercato sono tante da doversi confrontare. Invece adesso mi piacerebbe sentire Nicola Uomo, perché siamo persone prima di essere trader, assolutamente. Cos'è per te la cosa più importante nella vita? Indubbiamente al primo posto c'è la serenità, la famiglia e gli affetti a largo. Quindi cercare di coltivarli sempre. Ogni giorno, questa è la cosa principale. Il trading, il forex, il guadagno ci devono essere, perché comunque una base che ci supporta nella vita, abbiamo bisogno di lavorare, quindi lo dobbiamo fare. Però un consiglio che do: non trascurare mai gli affetti a 360 gradi, non parto solo dall'ambiente familiare in sé per sé, quelli che sono nucleo familiare, ma amici, cioè cercare sempre di stare, di avere una vita assolutamente regolare sotto quell'aspetto, specialmente in un momento dove, a prescindere dalle attività che si svolgono, i rapporti sociali sono sempre meno, siamo sempre più sociali virtualmente. Questa purtroppo lo so che è una frase fatta, non sono l'unico a sostenere questa cosa qua, però effettivamente riscontrare è tangibile. Hai ragione, hai perfettamente ragione. Io infatti, Renato, ti seguo con un profilo Facebook dove sei, cioè l'unica richiesta d'amicizia che ho fatto sei tu. Non avevo Facebook, l'ho dovuto aprire per seguirti. La verità, perché nonostante ritengo che il confronto, questa sorta di socializzazione virtuale, sono un potenziale discusso anche questa attività, però ritengo che bisogna avere sempre due realtà ben distinte, quella che è la parte virtuale. Questo in riferimento alla domanda che mi hai fatto. Certo. Però in riferimento alla domanda che mi hai fatto, bisogna sempre capire che la realtà non è... I contatti reali sono quelli più importanti, assolutamente. I contatti reali. Comunque c'è un ago della bilancia: se tu vai di là, non puoi stare di qua. Quindi io preferisco stare di qua, di là, sfruttare quello che mi va. È vero, è vero, è vero. E poi ti arrivano quelle richieste di amicizie da donne bellissime. Che tristezza, purtroppo non lo so se ci sono delle donne che mi hanno mandato realmente delle richieste che ho declinato o ho eliminato, mi chiedo scusa, però qua, quando arriva una richiesta da una bellissima donna diventa a rischio, che faccio, l'accetto o non l'accetto, e quindi insomma purtroppo anche questo è social network, assolutamente. Il tuo sogno, sogni nella vita? Questo è un sogno che mi porto dietro da tanto e probabilmente l'unico: andarmene in Australia. Australia? Sì. Bella. Non ci sono mai stato, ma dovrebbe essere bella. Chi c'è stato mi ha raccontato che... Ma io non parlo a livello di una vacanza in Australia. Sì, proprio vivere lì. E sarà un sogno che magari uscirà dal cassetto, rimarrà. Comunque i sogni sono importanti. Se hai un sogno, adesso è connesso, ecco, che ti porta, ti dà delle motivazioni su tutto, ti dà delle motivazioni sul trading, la bellezza e la dinamicità, e sono gli aspetti che cambiano da un momento all'altro, legati a tante situazioni, però effettivamente cambiano, ma poi è bello, è cultura, c'è tutto nel trading. Mancava questa parte sociale, ecco, che sei andata a completarle tu. Io gli darei un brevetto, sinceramente, perché
Colpa mia, colpa mia. Allora, niente, Nicola, allora, Ivan, direi che abbiamo un nuovo candidato al Trading Talent Show. Ti diamo il Assolutamente. benvenuto, Nicola, e qui scatta come sempre l'applauso. Grazie, Nicola, per tutto quello che hai già condiviso con noi. Non vediamo l'ora poi di vederti all'opera. Dal 3 aprile partirà ufficialmente, quindi cominceremo anche, spiegheremo anche come avviene il tutto, come avverrà in maniera più dettagliata. C'è già il sito, stiamo aspettando gli ultimi giorni prima, perché comunque è la cosa importante. Adesso è aprire il conto con STO. Quindi grazie Ivan e grazie Nicola. Grazie a Veramente, voi. Grazie bocca al lupo, ti a auguro tutti. che Grazie. riesca a realizzare i tuoi sogni. Dimmi, prego. Volevo ringraziarvi per l'opportunità, sia della partecipazione a Talent che l'opportunità comunque di averti conosciuto e di aver parlato con te, con Ivan. È un'opportunità bella. Grazie a Vi te, ringrazio. no, Grazie. io già ringrazio diciamo, il Trading Talent Show perché ho conosciuto Nicola, ho già avuto, senza il Trading Talent Show oggi io, ma tutti voi, non avremmo conosciuto la storia di Nicola, insomma, bellissimo, bello, è proprio questo lo E scopo ti del... aspettiamo ancora, Se vuoi interagire su assolutamente. Facebook pure, ogni tanto scrivere anche nella pagina ufficiale, così insomma, se vuoi partecipare, se no non è quella la condizione assoluta indispensabile per seguire appunto il Trading Talent Show. Perfetto, grazie a tutti, allora arrivederci, salve! Ciao. Ciao, 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 ciao.